Da quel poco che avevo capito, per me Bitcoin era un misto fra matematica e informatica. Matematica e informatica sono sempre state le mie cose preferite, quindi ero tipo, cazzo, che figata Bitcoin. Ciao a tutti e benvenuti sul canale YouTube di Checkpoint Bitcoin. L'intervista di oggi è con Daniele Abbrozzoni ed abbiamo trattato un argomento vastissimo, lo sviluppo di software su Bitcoin. Con Daniele abbiamo guardato in particolar modo al mondo del mining e al mondo dei wallet. Io sono Fabio, autore del sito web Checkpoint Bitcoin, un sito web nato per fare divulgazione su Bitcoin che è appena sbarcato su YouTube. Quindi, se vi interessano questo genere di contenuti, iscrivetevi al canale. Con questo vi saluto e godetevi l'intervista. Benvenuta Daniela Abbrozzoni su Checkpoint Bitcoin. Ciao a tutti, grazie per avermi qua. Che piacere averti qui, una faccia giovane, fresca. Allora, Daniela, io ho, come dire, esaminato un po' la tua storia nel mondo del Bitcoin. In breve, provo a riassumerla. Io ti definirei come una talentuosa programmatrice, però magari tu vuoi aggiungere qualcosa e vuoi dirci un po' chi sei, come hai fatto a finire su Bitcoin. Poi così giovane, quando magari c'erano altre cose che ti potevano interessare, no? Anche perché quando uno fa programmazione c'è il mondo intero, cioè puoi fare qualunque cosa, eppure tu hai deciso di concentrarti su Bitcoin. Beh, innanzitutto ciao a tutti, io sono Daniela e come dicevamo sono una programmatrice. Ho iniziato a programmare abbastanza da giovane, ero tipo in prima superiore, ho studiato informatica, poi ho effettivamente studiato programmazione e tutto quello che ci gira attorno. Nel 2017 ho scoperto questa parola Bitcoin e per me nel 2017 non voleva dire niente. Un amico mi ha detto, oh, ma conosci Bitcoin? E ero tipo, boh, l'ho sentito da qualche parte. E poi mi sono messa a cercare semplicemente cos'era Bitcoin, eccetera. E da quel poco che avevo capito, per me Bitcoin era un misto fra matematica e informatica. Matematica e informatica sono sempre state le mie cose preferite, quindi ero tipo, cazzo, che figata Bitcoin. Più avanti ho scoperto che Bitcoin non è solo matematica e informatica, che per capire Bitcoin servono una miriade di argomenti, devi saperne di politica, di economia, di matematica e informatica, ma davvero di un sacco di cose, di come funzionano le società, eccetera. Io sono sempre stata una persona curiosissima, quindi ovviamente mi sono trovata davanti a questo argomento molto grande, molto vasto e semplicemente mi sono messa a cercare, sono scesa nella tana del bianconiglio. Ero ancora a scuola, quindi ho fatto questi 2 annetti di, ovviamente non ricerca intensa, perché ero ancora a scuola, avevo ancora da fare, di ricerca, eccetera. E poi ho iniziato a chiedermi cosa volevo fare della mia vita. C'erano un po' di possibilità, potevo andare all'università, la cosa non mi interessava particolarmente. Quando ero aprile della quinta superiore, mi ha scritto Google per email, tipo, ehi, vuoi fare un colloquio? E io ero tipo, fatemi finire la scuola prima. Ma poi ci penso su e decido che effettivamente non voglio lavorare a Google e semplicemente contribuire a espandere questa azienda che alla fine è un po' il nostro Big Brother, che ci guarda dalla mattina alla sera, che ci sbircia, che riesce a dirci quali sono i nostri prodotti preferiti o quale musica ci piace di più. Ci penso su e dico, boh, potrebbe essere interessante lavorare su Bitcoin. Quindi politicamente ero già libertaria, possiamo dire, o comunque simil libertaria, magari non sapevo molto della teoria del libertarianesimo, non lo so nemmeno ora, sinceramente. Però ho sempre avuto quell'attitudine un po' tipo, oh, lasciatemi stare, mi arrangio da sola, io la sanità me la pago da sola, la scuola me la pago da Esattamente. sola. Guarda, scusa, ti interrompo, ma la scorsa intervista, Luca Venturini, che è un noto libertario, lui diceva proprio molte persone sono libertari senza neanche saperlo, perché non hanno, cioè magari pensano molte cose che appartengono all'ideologia libertaria, eppure non è che si definiscono libertari. Quindi probabilmente tu sentivi già avevi già avuto questa sorta di realizzazione. Sì, penso di sì, nel senso mi ricordo quando ero probabilmente più giovane, prima, seconda, terza superiore, che ero tipo no, la sanità pubblica è importante, la scuola pubblica è importante, Sì. perché c'è un po' questo indottrinamento che avviene a scuola dove ti Giusto un po', dicono giusto un po'. sì, no, esatto, dove ti dicono in America muoiono tutti per strada perché l'ospedale ti costa 100.000 euro metterti un cerotto. Però sì, poi mi sono avvicinata al libertarianesimo e quindi Bitcoin era il passo successivo, diciamo. Adesso lavoro ancora su Bitcoin. Una cosa che ho scoperto di Bitcoin, ma probabilmente non è unica Bitcoin, probabilmente succede in tutti gli argomenti. Più vado a fondo e più mi rendo conto di quanta cosa c'è che non so.
Quindi, essendo curiosissima, mi piace un sacco Bitcoin. Io continuo a scoprire cose. Ogni volta che scopro altre cose da scoprire. Lavoro su Bitcoin full time dal 2019. Sì, e mi diverto da morire, in realtà. Mi è piaciuto un sacco il fatto che ti ha scritto Google, ma tu a Google gli hai detto no, perché questo è uno degli aspetti, secondo me, più significativi di Bitcoin, nel senso che Google può comprare un sacco di bravissimi programmatori, così come tutte le multinazionali, però non possono comprare l'entusiasmo. E questo è, credo che sia uno dei principali punti di forza di Bitcoin per poi riuscire, sai, a fiorire e a soppiantare il bene amato sistema fiat. L'intervista di oggi si focalizza un po' sul mining, perché parte del tuo lavoro, del tuo contributo nel mondo Bitcoin è legato al mondo del mining. Adesso il mondo del mining è un mondo estremamente vasto, mette insieme una valanga di, come dire, aspetti da considerare, cioè non è solo energia e mining e facciamo i Bitcoin. No, ci sono tutta una valanga di altri aspetti che talvolta vengono, secondo me, trascurati, in particolare la parte del software, nel senso che uno magari lo sa cos'è il mining e sa anche che ci sono le macchinette che consumano energia e producono Bitcoin, però no, ad esempio io, che comunque Bitcoin lo seguo da un po', non mi sono mai soffermato più di tanto a pensare: ma sti software del mining che sono? Parlaci innanzitutto del tuo contributo nel mondo del mining, cioè Daniela, cosa fa? Sì, io ho lavorato un anno a Brains, non so se il nome è così famoso, Brains è questa azienda Aspetta, che... Esatto. Brains è questa azienda che aveva il controllo di Slashpool, che oggi è diventata Brains Pool. Slashpool è stata la prima pool su Bitcoin, per quello è molto famosa, e adesso penso sia la più grande. Beh, la più grande dopo quelle cinesi, quindi penso sia la settima come hashrate, ma le prime sei sono cinesi. Ho ricontrollato l'ultima volta un po' di tempo fa, magari è sbagliato il numero. Certo, ok, spiegaci brevissimo cos'è una pool. l'idea è che se tu prendi la tua macchinetta, un quadratino che mina, e l'attacchi alla corrente e mini da solo, trovi un blocco ogni... Facciamo che hai un sacco di hashrate e trovi un blocco all'anno. Tu devi fare un anno a pagare le bollette e dopo un anno ti arriva il blocco. E comunque, se in media trovi un blocco all'anno, non è detto che esattamente dopo 365 giorni tu trovi un blocco. Magari ne trovi due dopo 2 anni, ok? Perché è una media. Quindi esistono le pool. L'idea delle pool è ci mettiamo tutti insieme a minare e poi dividiamo quello che otteniamo. Lo dividiamo fra di noi. Ovviamente lo dividiamo a seconda di quanto hash rate abbiamo, quanti hash riusciamo a calcolare al secondo. Questo è un modo per spalmare su più tempo i soldi che ottieni. Cioè, al posto che ottenere un blocco l'anno, cioè devo aspettare un anno e dopo ottengo la ricompensa di un blocco, ottengo ogni giorno la ricompensa di un blocco diviso 365. Un po' di meno in realtà, perché ho delle fee da dare alla pool. Però non devo fare un anno. Ok, che è per evitare di avere quella botta di Bitcoin una volta l'anno che non sai quando Esatto, arriva e magari arriva tardi. Sei sfigato, arriva tardi e poi fallisci. Quindi diciamo che riduce un po' l'imprevedibilità, sì, esatto, la varianza. perché i miner hanno dei costi fissi, cioè la corrente è un costo fisso, Sì. effettivamente. Ok, quindi tu lavoravi con questa pool, che uno già sente la parola pool, mi potrebbe da dire: ma allora Bitcoin è decentralizzato, il mining di Bitcoin o no? Beh, nel senso... Ci sono varie pool, effettivamente c'è un po' di centralizzazione, nel senso che ci sono varie pool, però una volta che una pool si comporta male, io stacco il mio miner, anzi, prendo il mio miner, lo attacco a una pool diversa e me ne vado. Però effettivamente sì, le entità che minano sono poche. C'è da dire che adesso non sono più davvero nel settore, però ci sono aziende che stanno nascendo che puntano a portare i miner a casa della gente, così ognuno può avere il proprio miner e semplicemente aiutare a decentralizzare il mining. Se tutti abbiamo il nostro miner a casa, ovviamente è più decentralizzato. E un'altra cosa bella di avere il tuo miner a casa è che ottieni Bitcoin, magari non proprio vergini, però nel senso hai uno stream fisso di coin, no KYC. Quindi tu non devi mettere il tuo nome e il tuo cognome da nessuna parte, tu mini, tu paghi la bolletta e poi però ti arrivano Bitcoin che non sono in nessun modo legati alla tua identità. Che è una cosa fantastica, è una cosa bellissima. I Bitcoin senza un'identità su di essi, direi che è proprio qualcosa che bisogna, di cui, a cui bisogna Sì. fare attenzione.
Allora, tornando un po' indietro, perché ci stiamo allargando, ovviamente, succede sempre in queste interviste, io, a volte mi chiedo, ma forse sono io che faccio le domande sbagliate. Allora, tornando un po' indietro, quindi il tuo contributo nel mondo del mining, hai detto, lavoravi con questa pool, che è una delle pool più grandi, e il tuo contributo in questa, per questa azienda, qual è stato? Cosa hai sviluppato per allora, Brain? Io non ho mai lavorato sul codice della pool, perché la pool è scritta in Python, io ho sempre lavorato in Rust. C'è da dire che ero molto molto beginner, quindi non è che ho fatto queste grandissime contribuzioni, però ho lavorato per un po' sui firmware dei miner, che sono, pensali come dei sistemi operativi da mettere sul miner. Poi ho lavorato un pochino su Stratum V2, su cui ho fatto anche qualche presentazione, magari se cerchi Stratum V2 Daniela, magari appare qualcosa di sì, mio. Sì, io l'ho fatto questa ricerca, però okay, magari dopo ce lo spieghi, perché poi non è che è tutto chiarissimo, sai. Sì, sì, sì. L'idea è che adesso i miner comunicano con la pool usando un protocollo chiamato Stratum, che è stato inventato 2012-2013, non mi ricordo esattamente. Questo protocollo ha un po' di problemi di sicurezza, un po' di problemi di centralizzazione, nel senso che la pool ha tanto tanto potere e i miner hanno molto poco, e la macchina stessa, il miner stesso ha poco potere. Quindi, di che tipo di potere parli? Praticamente adesso, al giorno d'oggi, usando Stratum, la pool decide il prossimo blocco su cui i miner devono lavorare, lo dà al miner e il miner lavora. Cosa succede se la pool decide di censurare alcune transazioni? Che non te ne rendi nemmeno conto che i miner... Allora, ci sono modi per vederlo, però è abbastanza difficile da vedere dal punto di vista del miner. A te arriva un blocco e tu inizi a lavorare su quello. L'idea di Stratum V2 è, i miner, se vogliono, se non vogliono, continua a essere così. Se vogliono, ogni miner può creare un template del blocco su cui vuole lavorare. Cioè lui guarda il suo nodo Bitcoin, guarda tutte le transazioni che sono in mempool, che devono essere incluse nel prossimo blocco. Decide lui, a seconda del suo algoritmo, che transazioni mettere nel blocco, e poi chiede alla pool, questo template del blocco ti va bene? La pool può dire sì, e in questo caso il miner inizia a lavorare subito. Se la pool dice no, la pool deve dare una ragione per cui quel blocco non va bene. Quindi se la pool dice no, io non voglio che questa transazione venga inclusa, la pool sta censurando, ma è ovvio che sta censurando, non è una cosa nascosta. Quindi è spostando il dovere di fare i blocchi dalla pool al miner. Ogni miner può fare il blocco che gli pare, ovviamente, e se la pool vuole fare qualcosa di strano, censurare qualche transazione eccetera, ce ne si accorge subito. Quindi questa è l'idea generale. Non è l'unica idea. La pool diventerebbe meno appetibile per dei miners che saprebbero che stanno minando con qualcuno a cui piace la censura, diciamo, che sì, secondo me per uno che si compra, vuole minare Bitcoin, è anche importante che Bitcoin resti tale nei suoi principi, tra cui l'incensurabilità. Quindi difficilmente metterebbe a disposizione il suo hash power per una pool che esatto, censura. Sì, c'è anche da considerare che una pool che censura crea un problema economico ai miner. Cioè, se io ho una transazione che mi paga tanto e la pool me la censura, io guadagno di meno. Quindi è bello perché gli incentivi sono allineati. I miner hanno l'incentivo a tenere Bitcoin non censurato, perché se iniziano a censurare guadagnano di meno. Quindi il protocollo Stratum è un protocollo che mette in che riesce a far lavorare le pool con i miners. Esatto, è un modo di comunicare fra miner e pool. La cosa che ho spiegato di discutere il blocco è un pezzettino piccolo di Stratum, però sì, l'idea generale è un protocollo che spiega ai miner e alle pool come devono parlare fra di loro e che misure di sicurezza devono prendere. Adesso questo protocollo che fu Stratum sta evolvendo adesso in Stratum V2, io so che non è ancora prontissimo, ma diciamo che è quasi pronto. Che problemi risolve Stratum V2 per le pool, per i miners? Uno ce l'hai detto, però immagino che ci sia dell'altro. Sì, rende la comunicazione un pochino più efficiente, perché i messaggi scambiati fra pool e miner di Stratum V2 sono meno ridondanti e un pochino più piccoli. Un altro problema che risolve è quello del mining hijacking, mi pare che si chiami. Il punto è che adesso è abbastanza facile con Stratum V2 intercettare la comunicazione fra miner e pool e praticamente rubare hash rate. Cioè, io vedo il miner che manda alla pool il lavoro che ha fatto, io lo intercetto, prendo il lavoro del miner e lo mando alla pool fingendo che sia mio. Se lo faccio col 100% dell'hash rate del miner, il miner se ne accorgerà molto presto. È da considerare che i miner ricevono soldi a seconda di quanto lavoro hanno dato alla pool.
pool e le ricevono, penso, anche più volte al giorno. Quindi se attacco un miner, gli prendo tutto il lavoro che fa, se ne accorge in un'ora o due che questo è successo e si mette tutto a posto. Se invece lo faccio con l'1% dell'hash rate del miner, io ho soldi gratis, perché l'1% senza fare niente. E il miner probabilmente non se ne accorge per un bel po' di tempo, perché ovviamente, dato che alla base il mining è fare prove, provare numeri e vedere se ho fortuna, trovo un blocco, e vedere se ho fortuna e trovo del lavoro, i payout di ogni giorno cambiano un pochino. Alcuni giorni sei più fortunato, guadagni di più, alcuni giorni sei meno fortunato, guadagni di meno. Se io ti rubo l'1% di quello che hai fatto, tu passerai una settimana a dire che settimana sfortunata che sto guadagnando di meno. Quindi quello è un bel problema che Stratum V2 risolve. Ok, quindi adesso ti chiedo, secondo te nel mondo del mining, quali sono i problemi che esistono oggi e che, se risolti, potrebbero cambiare faccia a questo mondo, potrebbero spingere Bitcoin avanti? Non me ne vengono in mente tantissimi, in realtà, nel senso che così su due piedi mi viene in mente che è effettivamente difficile avere un miner a casa, perché sono macchine rumorose e sono macchine che richiedono un sacco di energia, quindi tu attacchi la presa alla corrente e salta tutto perché non hai abbastanza energia, ma non sono sicura che questa cosa possa essere risolta. Risolta quello, possiamo avere ognuno il proprio miner a casa e quindi il mining è super decentralizzato, in che sarebbe una figata, ovviamente. Ok, in quale condizioni tu pensi che sia possibile avere un miner a casa? Perché secondo me per molti è non conveniente, ad esempio se uno vive in Italia e comunque il costo dell'energia è la variabile principale, no? A meno che non hai accesso a una fonte energetica per qualche motivo gratuita. Io faccio fatica a immaginarmi il mining all'interno della casa di ogni individuo. Allora, hai ragione che effettivamente l'energia costa tanto in Italia. C'è da considerare che in Italia se hai pannelli solari, cioè, oddio, non l'ho mai fatto perché non hai pannelli solari, però penso che tu possa minare semplicemente perché hai energia in eccesso, che puoi o vendere oppure, se conviene di più, la usi per minare. Sì. L'altra cosa da considerare è che magari perdi un pochino di soldi facendo mining, però se ti interessa davvero avere Bitcoin non legati alla tua identità, magari per te va bene. Quindi tu dici, sebbene ti può costare un po' di più, magari quell'energia potresti venderla all'Enel o a chi per l'Enel, ti costerà forse un po' di più, però in realtà stai minando Bitcoin che non hanno KYC, non hanno un tracciamento. Esatto. E quello lì è qualcosa che ha un prezzo, ovviamente, perché se uno compra sull'exchange e risparmia quel 5% di fee piuttosto che comprarlo per altri metodi, in realtà non è che è un risparmio, è che tu stai vendendo i tuoi dati, stai vendendo la possibilità anche di essere rintracciato, e per questo hai uno sconto su quei Bitcoin. Ma quei Bitcoin hanno, come dire, una sorta di peccato originale che poi per lavarlo via può diventare complesso. Quindi tu dici, ok, spendere di più, magari ti costa un po' di più minare questi Bitcoin, ma li avresti senza che questi, che è il modo tra l'altro migliore per averli senza che questi. Esatto. Poi se sei convinto che il prezzo di Bitcoin crescerà, farà per 10%, per 1000, non te ne frega niente di perdere una piccola di perdere un pochino minando Bitcoin. Tu dici, io qua questi Bitcoin adesso valgono, ognuno vale 20.000 euro, domani 2 milioni, e quindi che me frega. Ok. Il mondo del mining un pochettino l'abbiamo visto, diciamo, per sommi capi. Allora, tu mi dicevi che oggi ti occupi anche di altre cose. Ok. Io ho un grant da Spiral, e un grant praticamente non è uno stipendio, come penso che in italiano si traduca soldi a fondo perduto. Spiral mi paga questo è il primo anno che lo faccio, però spero che vada avanti. Spiral mi paga per davvero non ottenere nessun guadagno a Spiral, mi paga per lavorare su un progetto open source che è chiamato Bitcoin DevKit. È un progetto in Rust, e l'idea di Bitcoin DevKit è di fare una libreria per rendere molto facile creare wallet su Bitcoin. L'idea è che se vuoi fare il tuo wallet o anche solo il tuo protocollo che include costruire transazioni Bitcoin, ad esempio il tuo protocollo di CoinJoin, cose così, devi saperne tanto di Bitcoin, perché ci sono molti dettagli che magari fuggono al programmatore che è appena entrato in Bitcoin. Molte cose sono davvero non complicate, ma magari devi proprio andarle a cercare, devi andare a studiare sui vari BIP, come funziona questo e quello con l'altro.
Quindi qual è il punto di BDK? Prendiamo tutti questi dettagli e li nascondiamo sotto il tappeto, non lo so, e ti diamo questa libreria che è molto facile da usare e poi ce ne occupiamo noi di tutte le cose complicate, così le facciamo tutte noi. È un progetto open source, siamo aperti ad avere nuovi contributor. Se sei un programmatore, stai imparando Rust, sai già Rust, vuoi contribuire a Bitcoin, vieni sul nostro Discord e ti possiamo aiutare a iniziare a contribuire a Bitcoin Dash Key. Al momento abbiamo contributor fissi, secondo me 6 o 7, poi abbiamo la libreria in Rust e abbiamo vari bindings in altri linguaggi, il che vuol dire che magari tu non conosci Rust, conosci Kotlin, conosci Swift, conosci Python, questi sono i 3 principali che abbiamo per ora, ne stiamo sviluppando altri. Puoi usare Bitcoin Dev Kit usando i bindings per quel linguaggio, così la libreria rimane in Rust, ma tu puoi chiamarla da Python, da Kotlin, da qualsiasi linguaggio tu voglia usare. Quindi Bitcoin Dev Kit è appunto un dev, sta per developer, quindi è un kit, come dire, è una sorta di pacchetto per i developer per sviluppare dei wallet. Ok, e perché questo, cioè perché è così importante che ci sia uno strumento del genere per i developer? Cioè perché uno dovrebbe prendere e sviluppare un wallet? Domani mi metto e sviluppo un wallet. Beh, come hai detto tu, tutti i wallet che ci sono ora sul mercato hanno dei pro e dei contro, quindi è anche possibile, e non ce ne sono così tanti, nel senso è ancora presto, è possibile che tu guardi tutti i wallet sul mercato e non ce n'è uno che ti piaccia e quindi vuoi sviluppare il tuo, anche solo come, non lo so, esercizio, tipo prendiamo e sviluppiamo uno nuovo. E poi soprattutto ci sono molte funzionalità di Bitcoin che non abbiamo ancora davvero esplorato, nel senso quando tu pensi a un wallet Bitcoin, pensi a un wallet con una chiave, quindi ho le mie 12 parole, me le scrivo, le 12 parole mi servono per recuperare tutto, mi servono per spendere, però solo le 12 parole. In realtà ci sono molte tecniche che possiamo usare, che stiamo iniziando a esplorare, che ci permettono di fare cose molto più avanzate. Ad esempio ci sono i time lock, che vuol dire io metto in freezer questi bitcoin per un po' di tempo e non posso più toccarli per un po' di tempo. Ci sono altri trucchi che sono un pochino più complicati da spiegare. Comunque l'idea è che nel futuro potremmo avere portafogli che non sono solo single sig. Potremmo avere multisig, ma anche ad esempio multisig con time lock. Un'idea che mi piace da morire è che ormai è abbastanza famosa, ma nessuno si è ancora iniziato a sviluppare un wallet che la usi, o almeno magari qualcuno l'ha fatto, io nel caso non lo so, è quello del multisig che decade. Cioè ad esempio un multisig 3 di 3, ma se non spendi i miei bitcoin per un anno diventa un 2 di 3. Se non spendi per un anno diventa un 1 di 3. Questo è utilissimo nel caso qualcuno perde la sua chiave, perché in un 3 di 3 normale, se una sola parte perde la chiave, i bitcoin sono andati. Invece quando ho questa cosa che decade, posso aspettare un po' di tempo e semplicemente spendere i miei bitcoin con due chiavi o con una chiave. Un altro tipo di portafoglio che mi viene in mente, che è un po' complicato, sono praticamente le transazioni su cui si basa Lightning. Cioè noi usiamo Lightning, è veloce, è figo, eccetera. Come magari sapete, per aprire un canale Lightning c'è bisogno di una transazione, per chiudere un canale Lightning c'è bisogno di una transazione on-chain, per tutte le transazioni che si fanno su un canale Lightning no, però questa transazione on-chain di apertura e questa transazione di chiusura non sono transazioni un po' strambe, diciamo, sono abbastanza strane, vabbè non mi metto a espandere sul perché, però non sono esattamente facili da creare, quindi un tool come Bitcoin Dev Kit può aiutare semplicemente gli sviluppatori Lightning a creare queste transazioni, oppure magari avremo protocolli simili a Lightning, ma non proprio Lightning, e allora abbiamo di nuovo uno strumento che può aiutarci. Insomma, c'è tanto tanto ancora da esplorare di wallet che possiamo fare, e secondo me Bitcoin Dev Kit aiuta ad accelerare questa esplorazione, perché magari 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa avevamo tool diversi, avevamo tool un po' più stupidi, diciamo, che non ti aiutano così tanto, e allora alcune cose non sono state esplorate proprio perché è difficile farlo senza i tool, diciamo. Ok, interessante. Questo Bitcoin Dev Kit si applica solo ai wallet o si applica anche ad altri applicativi, non lo so, applicazioni, sistemi, software? Cioè immagino che le difficoltà e i tecnicismi siano propri di ogni campo dello sviluppo di Bitcoin, quindi il Dev Kit su cui stai lavorando tu magari è per i wallet, ma ci vorrebbe un Dev Kit per ogni, non lo so. sì, diciamo che questo Dev Kit è principalmente per i wallet, ma puoi usarlo anche se non hai proprio un wallet, nel senso quando tu crei transazioni Lightning non hai davvero un wallet, se stai solo creando la transazione
Però puoi comunque usare Bitcoin Dev Kit. Sì, sto pensando ad altre aree di Bitcoin. Non c'è tantissimo oltre a creare wallet. Perché c'è tutta la parte di mining, ma non so come potresti fare un mining. No, sì, mining Dev Kit, un MDK. Mm. Posso pensarci su e magari fondo il prossimo MDK e divento ricca, non lo so. però sì, è di sicuro uno strumento utile e di sicuro in tutte le aree di Bitcoin o della programmazione in generale. L'idea di avere una sola libreria che mi astrae tutte le difficoltà è utilissima. Se vogliamo spostarci da Bitcoin nel mondo dei videogiochi, ad esempio, mi viene in mente Unity. Magari tanti programmatori che ci guardano avranno usato Unity. È super facile fare un giochino stupido, un Super Mario, usando Unity. Tutto quello che c'è sotto Unity, invece, come prendere un personaggino e fare il render sullo schermo, la gravità, eccetera. Me lo sono sempre chiesto, cioè com'è che io premo sinistra e quello va a sinistra? È una cosa che poi, da guarda, ma com'è che sti joystick, come fa a capirlo? È per Unity? Sì, è la magia di Unity e il programmatore che fa il videogioco non gliene frega niente. Lui dice, quando clicco sinistra il personaggino si muove e basta e non fa più niente. Ed è abbastanza magico ed è super utile, ovviamente, perché se non ci fosse qualcosa come Unity non avremmo i videogiochi che abbiamo oggi, perché ognuno dovrebbe riscrivere la gravità, eccetera. Sì. Ok, interessante. Poi il mondo dei wallet è anche in continua evoluzione. Ad esempio, io leggevo che oggi noi usiamo, cioè la maggior parte delle persone usano gli hardware wallet, perché magari sono la soluzione anche più, cioè sono la soluzione più sicura, più comoda, però ovviamente hanno delle criticità, soprattutto perché questi hardware wallet, uno, te li devono mandare a casa e lì c'è un problema di privacy, e due, è fatto comunque da qualcuno che, per quanto lo puoi amare e apprezzare nel suo lavoro, è comunque qualcuno che non conosci. Quindi tutta la narrativa don't trust, verify, e sta un po' col fiato sospeso. Adesso io non dico che tutti si devono fare il loro wallet, però leggevo di alcune iniziative che sono anche molto interessanti, come questo Seed Signer, che proprio è un device che tu te lo costruisci da solo, quindi già conosci, vedi l'hardware, la parte hardware, poi ci metti il software, e lì magari dovresti anche verificare tu, però insomma, quindi l'industria dei wallet sta evolvendo anche in questa direzione. Adesso, visto che hai menzionato i videogiochi, io ti chiedo, tu sei un'appassionata di videogiochi? Perché sai, a volte chi fa programmazione è anche un appassionato di videogiochi, cioè, perché ti è venuto in mente proprio il mondo dei videogiochi? La vedi come un mondo interessante in Bitcoin o passava di lì? No, davvero, nel senso passava di lì, esatto, cioè a me piace giocare ai videogiochi, non ce ne sono tantissimi che mi piacciono, sono una tipo abbastanza... non so come dire, basic, nel senso, ho provato quei due o tre videogiochi che piacciono a tutti. Ho provato a costruirne uno mio qualche mese fa, ma poi, cioè, era solo un passatempo, quindi l'ho mollato lì, ed era un videogioco abbastanza stupido in realtà, era un giochino per telefono, perché ho scaricato questa applicazione, era bellissima, ma consumava un sacco di batteria e il mio telefono si scaldava da morire, ed era parecchio semplice, quindi... Giocandoci mi sono chiesta, ma non posso rifarla, che usi un po' meno memoria, un po' meno CPU, così non mi si scalda il telefono ogni volta, però poi l'ho lasciato lì a metà. Quindi sì, non proprio un'appassionata, però sì, un sacco di persone, anche molte persone con cui ho studiato a scuola, si sono avvicinate all'informatica proprio perché gli piacevano i videogiochi e volevano fare il loro videogioco. Che poi anche questo è un mondo che sta... Magari a te non interessa più di tanto, però lo vedo come un mondo che sta evolvendo in maniera significativa nel mondo Bitcoin, proprio quello dei videogiochi. Ci sono dei giochini che già ti permettono di giocare nella maniera più classica, sai? Sì, ti spara sì. Tutto, piuttosto che qui siamo ancora agli inizi, e puoi guadagnare Satoshi. Io li ho provati, funzionano, ho ricevuto veramente quei Satoshi, e dico... Wow, questo può essere che veramente bello. Cioè, se l'avessi fatto io a 16 anni, sai, uno che giocava tanto magari avrebbe messo da parte un sacco di soldi. C'è un'area del mondo Bitcoin su cui tu non stai lavorando, ma ti piacerebbe metterci le mani un domani? Sì, mi piacerebbe da morire lavorare su Lightning, perché è super complicato, però... Diciamo che non ci ho ancora messo mano più per paura che per altro, nel senso mi rendo conto che è una cosa molto grande,
e sento un po' di, non lo so, lo guardo e sono tipo, ok, magari un giorno sì, per ora rimango su qualcosa con cui sono un pochino più familiare. Mi piacerebbe contribuire di più a progetti open source, nel senso adesso lavoro full time su Bitcoin DevKit, però ogni tanto mi chiedo come funziona semplicemente andare su un progetto, iniziare a contribuire e poi contribuirci un sacco di ore. Non lo so come funziona, come faccio a, diciamo, passare lo step dove magari hai un po' paura, sei un po' timido. Quindi è una cosa che vorrei tanto fare. Adesso sto considerando di iniziare anche a contribuire a Bitcoin Core. Non full time ovviamente, perché full time ho già un lavoro. Però insomma, ci sono alcune parti di Bitcoin Core che ritengo super affascinanti. Dall'altra parte mi rendo conto che c'è davvero tante cose che devo imparare. E questa cosa dell'imparare senza davvero avere un mentor, imparare da solo, poi vai da un estraneo online e gli dici... Ehi, com'è il mio codice? Ti sembra bello? E l'estraneo è tipo, ma no, in realtà no. Fa un po' paura e quindi vorrei tanto espandermi da quel punto di vista. Può essere su Bitcoin Core, può essere su Lightning, però sì, mi piacerebbe prendere un progetto e iniziare a contribuire e vedere cosa succede semplicemente. No, ti chiedo invece, visto che sei molto giovane e sono sicuro che ti interfacci anche con persone più grandi di te, che hanno più esperienze di te, che hanno magari una carriera nell'IT avanzata, così, cosa, in che modo questo genere di relazioni ti sta cambiando? Diciamo che all'inizio era un po' spaventoso, perché ero abituata a scuola, io ho fatto un sacco di gare di informatica, di matematica, che mi piacevano da morire. La gara alle superiori, sei contro persone... Vabbè, facciamo dalla terza alla quinta superiore, quindi magari al massimo hanno 2 anni in più di te. Poi esci, vai al mondo del lavoro e ti devi scontrare con persone con 40 anni di esperienza più di te. È stato abbastanza strano all'inizio, dopo un po' fai un po', non lo so, doccia di umiltà, tipo, ok, va bene, ne so di meno, non è un problema, posso sempre crescere. Quindi sì, diciamo che l'impatto è stato un po' strano, ma... non è perché era Bitcoin, fossi andato a lavorare nel mondo dei videogiochi avrei avuto lo stesso problema di un anno fa mi potevo confrontare solo con gente della mia età che magari erano anche più bravi di me, però non così tanto perché comunque c'avevano la mia età, adesso devo confrontarmi con gente che ha davvero molti più anni di esperienza. Col tempo semplicemente ci fai l'abitudine e ovviamente ti avvicini alle persone mettendo le mani avanti dicendo... Senti, io non ne so un cazzo, mi aiuti a capire questa cosa, per favore. E tutte le persone che ho conosciuto sono sempre stati molto umili, molto, ok, non tutti, però la maggior parte in grado di mettersi al tuo livello e aiutarti a capire quello che non capisci. Per me versus coetanei, diciamo che sento abbastanza la differenza, anche solo perché non avendo fatto l'università io sono in un periodo diverso della mia vita rispetto ai miei coetanei, cioè i miei coetanei stanno ancora, si stanno laureando tutti adesso, perché ho 22 anni, però stanno tutti iniziando la magistrale, così, sono ancora in questo mondo accademico, che è sostanzialmente diverso dal mondo lavorativo, nel senso, molto. Sì, cioè, anche solo, non lo so, voglio fare un viaggio, chiedo a tutti i miei amici e loro sono tipo, no, devo studiare. E sono tipo, ma come? Non puoi prendere, spostarti, studiare? Eh no, devo andare a lezione. Ci sono tante differenze. C'è differenza nel modo di vita fra una persona che ha uno stipendio e una persona che non ce l'ha, che ha ancora mamma e papà, magari, che gli danno i soldi per studiare. Quindi sento molto la differenza. Sto iniziando a interfacciarmi con persone più... con più anni di me, che hanno già finito l'università, eccetera, perché sento che la loro vita è più simile alla mia. Cioè la vita di uno che ha 30 anni e lavora è più simile alla mia rispetto a quella di un 22enne che studia. Quindi sì, ogni tanto mi rendo conto che sto iniziando a passare tanto tempo con persone che non hanno la mia età, che hanno 10 anni di più. Sì, però magari sono in fasi della loro vita che è più vicina alla tua, no? Sì, esatto. Comunque, insomma, questa cosa sta avendo un effetto sulla tua vita. Secondo me è positivo, però, secondo me è positivo perché non fare l'università per molti, secondo me, è una benedizione che ti cala dall'alto. Comunque, noi diciamo che l'intervista di oggi è finita, ma manca la domanda di rito, che è la domanda che io faccio a tutti gli intervistati, e la farò a tutti, perché è proprio una cosa che mi incuriosisce tanto. La domanda è questa. Qual è quell'aspetto di Bitcoin, quella proprietà,
quella caratteristica, quella speranza? Insomma, qual è l'aspetto di Bitcoin che per te è il più affascinante e il più importante? A me piace un sacco questa cosa che è anti-fragile, non sono riuscita a dirlo, nel Antifragile. senso, esatto, nel senso che puoi attaccare Bitcoin in mille mila modi, però in un qualche modo se la cava sempre. Ovviamente questa cosa non accadeva nel 2008, cioè ci stiamo arrivando, perché più lo vediamo su Bitcoin, più ci rendiamo conto dei problemi, più li sistemiamo, più lo rendiamo più forte. Però sì, mi affascina da morire il fatto che dal punto di vista più tecnico, informatico, non ci sono davvero tanti modi di abbattere Bitcoin. Il modo di abbattere Bitcoin è dal punto di vista sociale, cioè tu convinci, se tutte le persone si convincono, tutte, tutte, anche io, anche te, che Bitcoin è inutile, che Bitcoin non serve a niente, che Bitcoin è il male, a quel punto Bitcoin muore. Però finché non arrivi a toccare il lato sociale, mentre tocchi il lato tecnico, hai sempre dei sistemi che lo proteggono, diciamo. Quindi, non lo so, prendi un sacco di hash rate e ti metti a minare blocchi vuoti. Ok, puoi farlo, è un attacco, però vabbè, i miner della tua pool se ne andranno perché dicono fanculo e tu guadagnerai meno soldi. Quindi ci sono tanti attacchi che puoi fare ed è molto figo che tutti questi non funzionano a meno che non arrivi al lato sociale, a meno che non arrivi a convincere le persone che è meglio lasciar perdere. Ok, questo è interessante perché l'antifragilità di Bitcoin, tu la vedi a livello di codice, la vedi un po' di meno a livello sociale? Sì, secondo me puoi Ok. rompere Bitcoin a livello sociale, Cioè, con purtroppo. la narrativa, con la narrativa. Beh, Ok, quindi. non è solo con la narrativa, nel senso, se ci sono talmente tanti attacchi a livello tecnico che tutti perdono fiducia, anche non serve avere per forza una narrativa dall'alto, qualcuno dall'alto che ti dice, che inquinare è il male. Se semplicemente tutti noi ci rendiamo conto che Bitcoin non funziona e non abbiamo più fiducia in Bitcoin, allora Bitcoin muore. Ok, Però però sì, si deve questo, arrivare a quello. allora aspetta, questo però mi verrebbe a dire che vale anche per le monete fiat, perché se uno perde fiducia nella moneta. Ok, Daniela, che dire? Io ti ringrazio, è stata una conversazione bellissima, mi sono divertito molto. Adesso chi ti vuole seguire, chi ti vuole trovare, dove dovrebbe farlo? Io so che hai un blog, me lo sono anche letto un po', molto, soprattutto l'articolo sull'università mi è piaciuto molto. Però allora, dici dove ti si può trovare, dici dove ti si può. Allora, GitHub principalmente, at Daniela Brozzoni. Twitter, però sto provando a usare meno i social perché ci si perde troppo tempo. Quindi, vabbè, potete seguirmi su Twitter, potete scrivermi, non vi assicuro che Non gli risponderò. risponderai, ok. Quindi principalmente GitHub e email e poi, vabbè, ovviamente seguitemi su Twitter, però potrei essere meno attiva. Sto davvero provando a non passare troppo tempo sui social. Va bene, ok, Daniela, grazie mille, ti ringrazio, poi magari un giorno ci risentiremo e buon lavoro con il Bitcoin Dev Kit. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao.